E proprio mentre apprezzavamo incantati la bellezza dei ruderi del castello di San Marco d'Alunzio, voltandoci, una signora sta per, lo diciamo in siciliano, mundare a verdura. A verdura. Stamattina andava a cogliere in monta campagna. Ah. E ora munnamo. Mettiamo da modo che ci sono le melemone, perché ce ne insetti da campagna. Così non intossicamo, ci intossicate che siamo. Di che verdura si tratta? Si tratta di cardona salvatiche. Queste sono. Le facciamo vedere. Sono cardona, noi ci chiamiamo salvatiche. E finocchietto. E le tavole, quando si poi si apparecchia, c'è un valore in più, certo, c'è un gusto genuino, sì, dei prodotti della, sì, nostra terra. Beh, magari che non l'abbiamo mangiato, non ci facciamo caso, ma certe volte c'è qualcuno che ce ne viene a picchiare. Io non credo come il prezzo, no? Esatto, e questo, sì, è il, sì, punto di forza dei prodotti tipici siciliani. Sì. Delle verdure anche. Delle verdure. Quindi le sta gettando in questo. Su selvate che vengono posati qui. Posate, ci spremevi le mune con tutto disinfettano. E poi sciacqui, lavo. Poi lavo con l'acqua caura, pure quanto si disinfettano. E ci mettiamo la pentola sopra. Ci mettiamo e ne mangiamo. E viva i prodotti della nostra isola! Ecco! E va bene. Poi con lo sguardo al castello, tutto assume un valore tutto assume ancora più emozionante. Certo. Voi hanno cercato questa verdura di campagna? Sì, la cerchiamo. Per, sì, noi quando incontriamo delle donne speciali come lei che fanno questa attività, per noi è un grande piacere vederle. Quindi facciamo vedere come fa. Allora, lei prende un... Prendo un cardone. E che queste? Piani spene, queste cardone. E ci luamo dando campagna. Poi il cane, piani nervi, sì, facciamo vedere come si... Tiriamo così. Così. Sì. Queste ci tiriamo. Sì, quei... Poi molliamo. Quella parte viene levata, poi una parte viene continua. Levata, la parte brutta, ossia le spine, ci lua. Questi come consiglia di cucinarli? Questi cuciniamo un farinato, lo che facciamo. Noi ci chiamiamo i cosperdi. Prima li vogliamo, poi li munozziamo fino fine, così, 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 fino fine. E poi... incuspediamo, infarinamo, ci mettiamo l'uovo, ci mettiamo la farina, ci mettiamo un po' di formaggio e irruminiamo e rincuspediamo. E noi speriamo qualche giorno di gustare anche queste eccellenze. Certo. Vediamo un giorno di incontrarci anche durante la preparazione finale anche. Sì. Noi la ringraziamo per, grazie a voi. Per questa interessante e curiosa intervista. È buona domenica. Arrivederci e tanto e buon lavoro. Grazie. Il lavoro naturalmente è ancora più bello quando queste testimonianze spontanee, improvvise, che non ci aspettavamo, regalano ai nostri occhi e agli occhi di tutti voi e alle orecchie di tutti i nostri gentilissimi follower di Bella Sicilia, noi, davanti a cotanta bellezza dei ruderi del castello di San Marco d'Alunzio, davanti a una illustrazione spontanea di come si dice in siciliano, là, come si munnano i carduna, vi salutiamo e vi ringraziamo per tutti i like e i cuori che lascerete.